Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va ora in onda, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in... provvisoriamente, i due compari più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Due, sì, perché per l'appunto è giunta alla sua seconda edizione, la seconda stagione, il secondo anno che va in onda in diretta qui su Saius Web Network il lunedì sera. E appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, Gianluca@saius.com e Luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Giamendo, in www.giamendo.com. Siete in diretta alle 22.05 di questo lunedì 28 ottobre 2013 con la nostra consueta trasmissione dei lunedì sera con Gianluca e sottoscritto che vi sta parlando, e mi potete vedere anche stavolta se andate nella Saius Web TV, quindi nel nostro sito in www.saiuswebnetwork.it, e potrete accedere anche oltre alla Saius Web Radio, che si apre in automatico quando appunto vi si carica la pagina di Saius Web Network, e poi appunto potrete anche vedermi, che non è un grande spettacolo, ma oltre ad ascoltarci su Saius Web TV ci potrete anche vedere ogni tanto con Saius che appare in questa finestrella alla mia destra o alla mia sinistra, che appunto
potrete vedere. Allora, cari amici, un ben ritrovati a tutti quanti voi qui sulle nostre web radio frequenze di Science Web Network, nel nostro sito, nella nostra pagina del blog www.sciencewebnetwork.net e nella nostra pagina in Facebook, naturalmente con il nome Science Web Network, ci troverete anche lì. Ospiti della serata, abbiamo un gruppo davvero simpatico e strepitoso che abbiamo avuto il piacere e la fortuna, o comunque l'onore, insomma, anche il divertimento di conoscerli al MEI praticamente un mese fa, perché era sabato 28 settembre 2013, e sono i fuori registro, ve li preannuncio, ma tra una decina di minuti circa, tra poco, passeremo anche a loro la parola. Bene, chiamo in causa gli altri miei due compari, in particolare il preziosissimo, insostituibile Luca! Ciao Luca! E ciao Gian, buonasera a tutti, quindi buonasera Gian, buonasera a Sales che rende con me ogni settimana possibile tutto questo. Un caloroso buonasera a tutti gli ascoltatori che ci accompagneranno in questa piacevole serata tutti insieme, ma ovviamente non dimentichiamoci degli artisti, dei protagonisti di questa serata, ovvero i fuori registro che, come dicevamo, ci accompagneranno in questa piacevole oretta e mezza. Gruppo che abbiamo conosciuto, come dicevi, Luca, dimmi, soprattutto, prego. Come può Saius rendere possibile tutto ciò, ci chiediamo. Io me lo chiedo ancora, veramente, non mi riesco a capacitare di questa cosa. Ma non tiratemi subito in ballo, perché sennò, ok. Lo tiriamo in ballo e si mette a ballare. No, tra l'altro, non tiratemi in ballo perché sennò, questa è stata la sua frase, anche aulica, se vogliamo, molto filosofica, se vogliamo. Caro Gian, io... vorrei solo, prima di partire, per entrare nel vivo della chiacchierata con i ragazzi, vorrei solamente ricordare giusto una cosuccia che vedo che tutti stanno, chi più chi meno, ricordando sulle varie pagine Facebook, Twitter, al telegiornale e quant'altro, che è scomparso un mostro sacro della musica l'altra sera, Lou Reed, quindi veramente vorrei salutarlo a nome di tutto il network, perché comunque... ha fatto tanto e forse farà ancora tanto, perché molti giovani forse hanno imbracciato la chitarra proprio ascoltando i suoi brani, i suoi pezzi, e quindi veramente volevo salutare questo grandissimo artista che purtroppo ci ha lasciato. Certamente. Detto questo, quindi, e caro Luca, se mi permetti, tra l'altro, scusa se ti interrompo, prego. Io penso che ho avuto, sai, che tra le decine e decine di artisti a livello internazionale e di concerti anche qua in Europa che ho visto, ho avuto la fortuna di vederlo, Lou Reed, l'anno scorso, esattamente a giugno, in un festival in Austria, a una sessantina di chilometri a sud di Vienna, Lovely Days, era questo festival davvero bellissimo, dove c'erano i God the Mule, c'erano tanti artisti, da cui The Doors, i vecchi Doors, con un cantante che era veramente il sosia di Jim Morrison e cantava in maniera praticamente uguale. E ho avuto il piacere di vedere Lou Reed, davvero un artista... tra i vari artisti che ho visti anche in quella serata e in questi 10 anni ultimi in giro per l'Europa, e devo dire veramente strepitoso. Io non sono un fan di Lou Reed, però come tutti i grandi vecchi andavano visti, l'ho visto, e questo omaggio che tu hai dedicato a lui mi ha fatto veramente molto piacere, naturalmente. E tra l'altro, Gian, vorrei anche collegare, e poi la finiamo, no, collegare anche il discorso che all'interno della tua rubrica di Te raccomando History, perché no, potremmo, forse proprio anche la prossima puntata, fare anche un piccolo approfondimento, no, su questo grande artista, sui Velvet Underground e quant'altro. Quindi sì, io la butto lì, poi quando tu vorrai... Tu butterla qui. Cimentati pure che hai, come al solito, carta bianca riguardo. Sì, tu butterla qui, io tanto poi la rimando più avanti là, perché comunque ho già in mente il prossimo gruppo di cui parlare. Ah, e anzi, chiedo scusa ai nostri amici web radio ascoltatori, perché non si è ancora vista, anzi ascoltata, una nuova puntata da un mese ormai di The Rock Band History, ma qui il tempo purtroppo con tutti i vari impegni stringe, caro Luca. E proprio perché stringe, cosa facciamo? Stai, se lo facciamo intervenire 2 secondi per Direi mondo, di sì. Ma certo che lo fate intervenire, sì. Ma cosa dite voi lì? Allora, sono Adalgisa, mi presento, la tata di Mr. Saiuz, ve lo dico a suon di samba, e vai! E passiamo da Lou Reed a Adalgisa, un po' la stessa cosa. Adalgisa, sì. È incredibile come riusciamo a passare proprio di palo in Natalia, traccia. Cosa fai lì? Lascia stare lo zampone, quello lì è la gamba di Gianluca, non è uno zampone. Esatto. Natalia, stai giù, Natalia, dai, giù Natalia.
E dopo questo momento che mi ha fatto veramente accapponare la pelle, caro Gianni, io potrei anche invitarti a introdurre, scusa questo virtuosismo, la band di questa sera, che dici? Esattamente, allora, coming all the way from... ti piace così? Ammazzo! From the city, from the land of Romeo and Juliet, giusto caro Luca? Quindi dalla città di Romeo e Giulietta, una città anche a me cara per gli anni che ci ho passato lì nella mitica arena, abbiamo con noi i Fuori Registro! Ciao cari amici! applausi alla grande! Esatto, questa non era la... A posto, possiamo andare. Sì, chiudiamo baracca e burattini. Questa non era la curva B del San Paolo, ma bensì erano i fuori vicini. Assolutamente. Assolutamente no, perché loro questi qua sono di Verona, che... no, quindi tra l'altro Verona sponda Chievo o Verona, tra l'altro, voi altri? Hellas Verona. Hellas. Verona Hellas. Verona Hellas. Che quest'anno fanno i derby, Quest'anno fanno il derby dopo non so quanti anni. E quindi Gianni, introduciamo subito questi Baldi giovani, giovani, ancora meno. No, vabbè, scherzo. No, che sono tantissimi. Noi li ricordavamo, se ben ricordi, Gian al Mac, erano in due ragazzotti. Sì. In realtà poi abbiamo scoperto, tanto adesso, nel fuori onda, che uno dei due non c'entrava nulla con la band, che era Maurizio, esatto, che salutiamo. Non ce l'aveva detto. Il disgraziato, cioè, non ce l'aveva detto. È fantastico, ci ha messo la faccia, anche la chitarra, perché ha detto che suonava la chitarra, non ha messo le parole, perché non ha fiatato qui in quell'occasione, però ci aveva messo la faccia, sì, e nonostante tutto lui non ha nulla a che fare con il fuori registro. Esattamente. E anche con lui che parlava più di tutti noi messi insieme quel giorno lì, abbiamo scoperto, caro Gian, che anche lui incredibilmente, no, non è vero che non ha nulla a che fare con il fuori registro, no, è colui che tira le redini della band, se vogliamo. Esatto. Come? Tiro le orecchie più che altro. Le orecchie più che altro. E ne hanno bisogno, no, scherza a parte, però effettivamente eravamo rimasti già che erano in due, in realtà adesso noi in cam, con la web tv vediamo che sono veramente una squadra di calcio, quindi si sono moltiplicati in questi mesi, tanto meglio. Se vogliono apparire, sì, se vogliono apparire, dico, in web tv, naturalmente Saius sarà ben lieto di mandarli in onda al posto mio o in sovrapposizione mia. Naturalmente su web, perché ricordiamo che siamo in diretta in appunto www.sizewebnetwork.it per chi si fosse sintonizzato solo adesso, e ci potete ascoltare con Sizeweb Radio, ma anche vedere in Sizeweb TV. Naturalmente vedrete il sottoscritto. Caro Luca, ho pronta questa battuta da ieri mattina, che ci pensavo dallo studio 2 di Sizeweb Network in diretta. E comunque ti dico che i ragazzi si sono visti sulla web TV, li ho messi tutti insieme, aggrappati, stanno tutti aggrappati là. Lasciatemi stare l'antenna, ragazzi, l'antenna non la toccate. No, però se ci porti una copertina, perché sul tetto fa veramente freddo, per favore. Se non ci riesci. Sì. Bene. Comunque si sente bene tutto quanto, perché siamo un po' lontani dalla telecamera. Non so se si sente lì. Ecco, adesso li vedo pure io, tra l'altro. Li siamo belli. Sono belli, guarda, tutti belli visti. Sì, okay, sì. C'eravamo tutti quanti fermati a guardare il video e nessuno parlava, è stato bellissimo. Veramente, a parte le corna, ma quelle corna erano in senso di hard rock o erano corna in senso di altro? Peace and love, esatto. E quindi tornando a noi, fuori registro, questa band è di Verona. Quando nasce questa band? Chi me lo dice di voi altri? Allora, aspetta, intanto andiamo con ordine, presentiamo questi ragazzi, giusto, visto che abbiamo anche la web TV. Partiamo da chi me li presenta, dai. Quello che non c'entra niente. Dai, sì, li presento io, visto che non c'entro, continuo a non c'entrare, però invado il campo.
Allora, abbiamo qui proprio la mia destra, lo potete indicare anche voi. Abbiamo la tromba, Nise. E poi abbiamo, eccolo qui, lo vedete, luccica. Vedete luccica. Poi abbiamo qui Speed alla chitarra, eccolo qua, alza la mano. Eccolo qua. Abbiamo Just alla voce. Eccolo là. Segna. Abbiamo qui dietro il Bomber al basso. Flex all'altra chitarra. Rambo al trombone e poi abbiamo Sella che ha la batteria, che però non c'è perché è in Inghilterra per studi, ecco. Ah, ciao. Complimenti. Sì, si deve far studiare, sì. Sì, bella questa. Esatto. Io vorrei approfondire un attimo la conoscenza di Rambo, se posto. Per quale motivo ti hanno affibbiato questo soprannome Rambo? Rambo, trombone, di nome e di fatto. È eccezionale. Sì, quindi. Quindi, donano a noi. Rambo, trombone. Lui si crea sempre questo antefatto, poi quando arrivano le fans, purtroppo. Non conclude una ceppa. Purtroppo. Ah no, anche, non l'avrei mai detto, sinceramente, però d'altronde, vabbè, a volte l'apparenza inganna. Tornando a noi ragazzi, questa sera per chi non lo sapesse abbiamo anche una chat, quindi su sitesweb.network.it è possibile anche non solo ascoltarvi appunto e vedervi questa sera, ma addirittura interagire con voi come scrivendovi, quindi mi raccomando cari ascoltatori e anche spettatori, se ci state ascoltando o vedendo da qualche piattaforma che amplifica la voce di SiteSweb Network, venite pure sul sito principale sitesweb.network.it, perché avrete modo di appunto interagire con gli ospiti di questa sera mediante questa fantomatica chat. Io mi sono già loggato, tanto per usare un termine sempre informatico. Tornando quindi alla band, Gian, da dove partiamo? Ormai ci si sono presentati e abbiamo visto che non sono... Dimmi. Sì, no, non volevo dire nulla, stavo interagendo con scambio di battute, non so perché noi non ci riusciamo via Skype. È impossibile. So. No, volevo dire appunto che tra l'altro ricordo abbiamo conosciuto un mese fa a Faenza, al May, dove passando praticamente per lo stand nostro abbiamo avuto il piacere di incontrarli, cioè loro passavano, noi eravamo lì con il nostro stand e abbiamo fatto questa... Ti ha detta come l'ho detta male, però mi ero capito io da solo. Da medesimo, soprattutto mi piace la maglietta I Love Gotto, che è una cosa. Che uno dice, gli piace. Sì, gli piace Giotto, ma è uno a cui piace l'arte. Sì, l'arte del vino, no, è Gotto invece. Gotto, ricordiamo per chi non lo sapesse, appunto, è una cosa tipica veneta. Esattamente, il Gotto de Vin, immagino che sia, no? Esatto. E quindi era davvero divertente. Allora abbiamo avuto questo piacevole scambio di battute con loro a Faenza e da lì è nata questa simpatia, penso, reciproca. Per cui eccoli qui questa sera, dopo un mese da noi, con immenso piacere. Ripetiamo qualcuna di quelle cose che sono state dette anche in quell'intervista che è a disposizione. Sì. Se posso dire una cosa, quella volta lì alla fine l'ho riascoltato, l'ho rivisto quel video che vi ricordiamo è disponibile su YouTube, a breve sarà inserita col titolo corretto, perché sai se avevi inserito un titolo un po'... Sì, infatti! C'era stato un refuso, da fuori registro è diventato cuore e registro, non so cuore come registro. Mai questa... questa poesia molto, non so, la Gianni Rodari, però a parte questo, no, quindi al di là di tutto su YouTube l'ho rivista, l'ho riascoltata e effettivamente non abbiamo detto nulla, è stata fantastica quella volta, come siamo stati in grado in 20 minuti di non dire nulla, di è stato nulla, esatto, sì. Veramente eccezionale. Ecco, una piccola nota di servizio, la chat si sta riempendo, sì, volevo alcuni salutare, vostri fan, scusami, sì, alcuni vostri fan, perché... Luca... Sì, volevo salutare intanto Massimo, Max, un saluto caro Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, che naturalmente come facciamo ad ogni puntata, almeno faccio, ti ricordi Luca che ogni puntata lo faccio solo io, lo ringrazio perché naturalmente oltre alla collaborazione che poi è nata con Saius, ricordiamo le domeniche mattine per il giornale radio, che ieri ho ascoltato anche caro Massimo, e vi seguo e vi controllo. Solo ieri.
solo ieri, esatto, per, come direttore artistico devo farlo, giusto, politicamente posizionato lì. E naturalmente salutiamo il Massimo di pianetaoggitv.net, ma ringraziamo anche perché Massimo, insieme a Pianeta Oggi TV, è uno di quei nostri, naturalmente, delle nostre partnership o collaboratori, nel senso di collaborazione anche reciproca, di scambi, perché ci rimanda, caro Luca, ricordiamolo, demanda, come si può dire, il segnale in diretta web. Quindi nei vari siti o partnership che sono con Saiuz, anche Massimo di Pianeta Oggi TV rimanda questa trasmissione che sta andando in diretta. Caro Massimo, ti ringraziamo naturalmente della collaborazione, grazie per essere qui nella chat. E ringraziamo anche coloro che si stanno collegando adesso, giusto caro Luca, in chat, che ricordiamo trovarsi sita nel sito di www.sizewebnetwork.it. Nel lato sinistro, appena vi si carica la pagina, troverete appunto questa icona, questo link di chat. Entrate lì e potrete appunto subito venire in diretta con noi, sono le 22:22, e fare domande, perché no, rivolgere, dando noi voce alle vostre domande, ai fuori registro. Allora iniziamo subito con questa chiacchierata con questi cari amici di Verona. Luca, volevi dire qualcosa forse? No, beh, semplicemente perché, come già sappiamo, il tempo purtroppo è tiranno. È vero che noi abbiamo dei tempi molto più dilatati, se vogliamo, rispetto noi siamo, come sottoscritto, che si è dilatato. Si è dilatato. Aspetta, che adesso arriveranno anche queste festività tra i ponti e quant'altro, quindi attento a te. No, vorrei veramente entrare nel cuore della diretta, perché questa prima domanda di Verona non nasce ieri, ma nasce un po' di tempo fa, più precisamente nel 99. Quindi io vorrei che adesso uno di voi, ditemi voi chi, forse uno dei più esperti, uno dei veterani, quello che un pochino è partito con tutto, ci raccontasse un pochino com'è stato questo inizio, da dove nasce, da dove nascono i fuori registro. Chi me lo dice? Prego, Just. Sì, sono io, sono il cantante. Almeno ci provo, più che altro è nato perché c'era un'asta di microfono nel 99 che nessuno sapeva come fare quell'asta lì. Allora mi hanno detto, prova a metterti te indietro quell'asta e vediamo cosa succede. Al tempo ero solo io capace di cantare, e ancora adesso sono capace di cantare e almeno ci provo. Le cose non sono cambiate in questi 14 anni? Basta uguale come tempo fa. E insomma, da lì dopo si è partito con questo gruppo, che eravamo della gente che non giocava a pallone, e allora non sapevamo cosa fare, perché qua se non si canta si gioca a pallone, no? E le nostre parti almeno è così. Noi un po' anti-stile sul pallone, perché giocando a calcio facevamo un po' schifo, allora abbiamo detto proviamo a vedere se sulla musica proviamo a fare qualcosa. Siamo partiti allora così per scherzo, e ridendo, scherzando, guardando e applaudendo e pensando, siamo arrivati fino adesso. Che tra l'altro non mi chiedere il motivo, perché siamo ancora qua, che non lo sappiamo. È campo da calcio e alla sala prove c'era sempre il bar, comunque di mezzo. C'erano diversi capitelli dove lì si sgranavano tante Ave Marie. Comunque, no, dopo ci crediamo anche su quello che stiamo facendo, e anche perché dopo, insomma, si sta allargando anche un po' un buon risultato a livello di fans, e siccome le more, la sedia rossa e le bionde mi piacciono tantissimo, e anche loro piacciono tantissimo. La musica è una cosa che unisce, allora abbiamo detto dai, continuiamo, cioè, allora amiamoci. Amiamoci e niente. Stiamo qualche domanda magari, no? Allora, aspettiamo qualche domanda anche da loro, così se no svegliamo tutto quanto. No, perché sinceramente stavo leggendo che c'ho tutto scritto lì sotto il tavolo. Già se sei premunito. Sei arrivato qua, ecco. Comunque sì, siamo giro la pagina. No, quindi hai capito, Gianna, abbiamo dato voce a Jazz, che è colui che tra l'altro dà anche la voce alla band, e subito non lo fermavamo più. Quindi ritorniamo un attimo nei ranghi. Tra l'altro, complimenti al sito. Volevo dirvelo prima, non l'ho fatto in tempo perché non riuscivo a introdurmi con questa cosa. Complimenti al sito, perché è veramente molto chiaro e ricco di informazioni. Chi è che segue la parte tecnica, va, diciamo così, da questo punto di vista? Sempre io. Aspetta, chi è che la segue? Just? No, ancora Just. È quello che non c'entra. È quello che mette,
diciamo, è il motore, però poi prendono sempre gli applausi loro. Sì, bravo, bravo. Diciamo, diciamo che lui, la sua fortuna è che ha trovato un gruppo abbastanza... così forte come noi. Esatto, perché... chi lo ha accettato. Se no anche lui andava a finire a giocare a pallone. Allora, sì, certo. Visto che non è così tanto preparato anche come... E poi come magari era bravo. Ma scusatemi, sì, se mi intrometto, sapete perché, sapete perché Luca vi ha fatto questa domanda? Ve lo posso dire, perché Luca cerca qualcuno che fa un sito per Science World Network, perché non gli piace quello che faccio io, allora insomma... e lo sapevo io, Lucariello, i panni sporchi, si lavora in casa. Ne possiamo parlare. Possiamo giungere a un compromesso. Caro Gian, cosa mi dici di questa band? No, fantastici, eccezionali. Io me la sto proprio godendo. Poi devo dire, caro Saius, è proprio bella questo discorso della web TV, questa nostra idea ormai di tornare in onda in diretta anche sulla web TV video, per cui è bello anche vedere i ragazzi, e devo dire è molto più interessante che sentire solo le voci, vedere questi simpaticoni veramente. Uè, Buttaletti, ma di dove siete? Di Verona, Verona? Provincia. Conosco bene la zona, che è meravigliosa, tra l'altro, avendo fatto 6 stagioni lì in arena, come vi dicevo, e quindi volevo vedere se eravate delle zone spettacolari. Adesso io vi ho qua sulla... sinistra, se alzi la mano sinistra, mia sinistra, mantieni perché possono cadere, perché vedo, un po' più, esatto, giù, un po' più su, un po' più là, un po' più co. Ecco. Volevo dire invece, cari ragazzi fuori registro, dobbiamo ricordare ancora, dobbiamo dire almeno una volta e ditelo, diciamo i link, gli indirizzamenti per il vostro sito e le vostre pagine Facebook, se ne avete, o pagine qua nel web, e la vostra email, nonché le cose su YouTube, quindi perché non ricordarli? Esatto. Sto cercando, abbiamo preparato i link per leggerli, perché sai, memoria, noi sapete a memoria, sai com'è, però ne abbiamo troppi. No, chiaramente il sito, come dicevi prima, è quella, diciamo, la fonte più ufficiale, dove c'è un po' aggiornato tutto quanto, dalle date alle news. Dunque www.fuori-registro.it, oppure basta digitare anche www.fuoriregistro.it, tutto attaccato, abbiamo due domini, per sicurezza, in modo che non ci sia un altro gruppo che si chiama Fuori Registro. li stiamo mobilizzando tutti qua. Anche qua la storia sarebbe lunga, ma lasciamo perdere. Poi abbiamo... raccontate, il tempo c'è, anzi. La nostra abilità informatica, sai, basta, almeno si è capito tutto. Fondamentalmente, diciamo che fondamentalmente, non essendo praticissimi di come funziona il web, niente si pensava che fosse la stessa cosa. E vabbè, dai. Però insomma, l'importante è così anche chi ci segue e chi ci cerca su web. Fuori registro c'è già su internet. Fuori registro! Diciamo che non è. Cuore. Ah, fuori registro, c'è chissà. No, registriamo che quello, però è tutto nostro, Sai, fuori registro potrebbe essere anche qualcosa dell'agenzia delle entrate, chi lo sa. Effettivamente. A me quello è venuto in mente. Cuore e registro potrebbe essere un ribattezzamento da parte di Saius, che nella sua infinita bontà e distrazione ha creato una nuova band. Che io volevo anche chiedervi, naturalmente nel frattempo abbiamo dato solamente il sito, quindi è www.fuori-registro, correggetemi se non erro, .it, esatto. Dove magari nel frattempo i nostri cari amici web radio e web tv spettatori, web radio ascoltatori, possono nel frattempo andarsi ad aprire www, vi ricordo cari amici, fuori-registro.it, andate a vedervelo, e anche immagino su YouTube avrete le cose caricate, i video, magari qualcosa, o la vostra pagina Facebook. Mi raccomando, che ancora mettete non punto terminato tra il www e fuori, mettete il punto. Appunto,
Giusto, Sairo, giusto, giustissimo. E lui è informatico. Aspetta, 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 e poi punto non va scritto per esteso, ma c'è proprio esatto di punto. Cioè, non lo so, le informazioni che da Sairo sono queste. Questo è il livello del stasera faccio intervenire esatto. Dal Gisa, dai. Sì, l'importante è che non diamo le informazioni di come accedere alla chat, al nostro sito, le varie cose, però queste cavolate ci perdiamo 20 minuti. Sono le 22:31, tra l'altro, e quindi... Io manderei, prima di mandare un brano, che come dicevamo, questa, come, anzi, non l'abbiamo ancora detto a dire la verità, questa sera non potremo ascoltare, dopo averne parlato tanto, esatto. I brani dei fuori registro, quindi vi invito ancora una volta ad andare sul sito dei ragazzi, proprio perché sono protetti dalle licenze SIAE. Come già sapete, cari ascoltatori, noi siamo un network indipendente, senza scopo di lucro alcuno, quindi il fine del network è appunto quello di trasmettere musica libera, non coperta appunto dai dogma tipico della SIAE. Quasi sempre ci appoggiamo. Ecco. Dentro sempre... L'infarto mi sta venendo, mi è venuto già un dolore al petto quando sento quella parola. E non possiamo nominare SIAE tre volte, perché sennò così narra la leggenda. Quindi, no, esatto. Quindi è importante per noi. Ovviamente, questa è una chiara limitazione per quello che riguarda anche artisti affermati, che abbiamo anche avuto in ospiti in trasmissione. Però, come capita con altre band, questa sera appunto ci dedicheremo ancora di più al gruppo dal punto di vista anche umano, e quindi passeremo meno canzoni del solito, due, massimo tre, che però dicevamo non saranno dei fuori registro. Questa sera quindi, Gian, che ascolteremo? Ce lo dirà Saiuz. Ho scoperto che hanno i Singleton, non i The Singleton, ma Singleton soltanto, hanno pubblicato quattro brani nuovi a ottobre. I Singleton soltanto, due brani nuovi. Cinque questo qui, caro Saiuz, l'ho scelto con un nome così difficile che dovrò fare lo spelling. Breathe in, breathe out, sì. Ma caro Saiuz, scusami se ti interrompo, ma sono i Singleton quelli famosi che abbiamo intervistato, sì, in inglese? Sì, sono i Singleton, i ragazzi dell'Ucraina. I ragazzi dell'Ucraina. Hanno solamente presenziato alla cerimonia del Euro 2012. Scusami, 2012. Hanno semplicemente aperto i mondiali, gli europei di calcio. I ragazzi dell'Ucraina, sì, quelli. Ragazzi dell'Ucraina. Facciamo le elemosine, che ci diamo le case da mangiare, poverini sopporti. I ragazzi dell'Ucraina. Ecco. Pensa tu con Saiuz come siamo ridotti con Saiuz. Vabbè. Detto questo, dai, ascoltiamo questo brano, invito invece gli ascoltatori, se hanno tempo e voglia, e ce l'hanno sicuramente, mi auguro, di ascoltarsi invece anche fuori registro, direttamente dal loro sito web. Anzi, Luca, nel frattempo che noi mandiamo il brano dei Singleton, voi andate ad ascoltarvi, appunto, in fuori registro. Però fate in modo di essere in diretta... fate in modo di tornare subito quando ripartiamo con la diretta, è importante questa cosa... Quanto dura, Saiuz, il brano? 4 minuti. E allora voi avete 4 minuti per vedere il sito dei Singleton. Scusate, dei fuori. è un lapsus freudiano. E allora, come dice Saiuz? E vai! Partita! Dice Luca, voglio andare a casa. E lui fa sempre così. Waiting, the arms shaking, and I hold my hands tight, and I wish I'm a ghost now. Running like it's better than flying, the circles in my mind are the worst ever always.
E ritorniamo di nuovo in diretta web radiofonica a sitesurbanetwork.it, il programma provvisoriamente di Due Compari più Uno. Questa sera siamo giunti alla 32esima puntata dall'inizio dell'anno di questa seconda stagione. Ricordiamo sempre che noi le stagioni le calcoliamo sempre a modo nostro, cioè è partita a gennaio la seconda stagione. 32esima puntata, questa sera ospite la band Fuori Registro, questa band di Verona, dicevamo nati nel 99, ci stavano appunto raccontando, provavamo a fargli raccontare come erano nati, come è iniziato tutto. Abbiamo detto anche i loro contatti, fuori-registro.it, non abbiamo detto però i nostri contatti per poterci scrivere e interagire con noi. Ma chi siamo e da dove veniamo? Quindi la mail del grande capo, che è info@sites.com, la mail del nostro direttore artistico, nonché conduttore questa sera, che non sono io, ma è Gianluca, e la mail è gianluca@sites.com, e la mail del sottoscritto, che è colui che cura un pochino il tutto dal punto di vista dell'organizzazione, è già qua in parolone. Esattamente, luca@sites.com, potete scrivermi appunto se volete partecipare a una diretta come questa, oppure semplicemente se volete allacciare con noi nuove collaborazioni. Sì, noi siamo sempre aperti a tutto. Vorrei anche dire: avete bisogno di compagnia? Chiamate Luca al luca@sites.com. Fissate un appuntamento con lui un lunedì sera, non avete nulla da fare? Ciao, Luca, anch'io ho ascoltato Luca e Luca mi è piaciuto tanto, mi ha detto che stava poco bene, che il Napoli aveva segnato due cose. Scusa Luca, non ti volevo interrompere in questa cosa seria. No, ci mancherebbe altro, guarda, è bella questa cosa, perché effettivamente sembra così, no? Luca al telefono un amico, no? Sì, purtroppo mi rendo conto che, scusami Luca, impropriamente l'ho lanciata io questa cosa, quando dicevo ormai da inizio anno se volete parlare con Luca, nel senso, se volete fissare un appuntamento, dicevo, con Luca, era intesa così, pareva brutta, ma era appunto per un lunedì sera venire ospiti da noi, si intende, ovviamente, vero Luca? Esattamente, non stiamo parlando di escort o quant'altro, ma appunto venire ospiti in trasmissione, proprio perché è questo quello che facciamo su sitesurbanetwork.it. E neanche di For Focus, oltre che escort o altro, giusto Luca? Noi siamo sempre molto signori. Questo sempre basta, chiudiamola qui. Esattamente. Detto questo, non abbiamo quello. Esattamente, vediamo se riesce a farmi finire una frase, per l'amor del cielo. No, non abbiamo detto che la settimana scorsa, nel caso, qual è sta frase che volevi finire? Non ho capito, Luca. Eccolo. Dicevo, qualora non ve ne foste accorti, la settimana scorsa non siamo andati in onda per motivi molto semplici. Gianni, ma cosa sta dicendo, Luca? Ma io non lo sto ascoltando, non lo so, tu lo stai ascoltando? È una lotta contro i mulini a vento, sinceramente, guarda. Io... E due contro uno, due compari contro uno, quindi... Signor Luca, non direte a questi due buffoni, vada avanti, la prego, vada avanti, signor Luca. No, io credo che rassegnerò le dimissioni. Rassegnerò le dimissioni e me ne andrò, perché no. Chiameremo i sindacati. I sindacati mi sa che ci hanno già scaricato. Tornando a noi, non abbiamo detto, caro Gian, che avremo delle nuove voci, finalmente, come abbiamo sempre osannato nelle ultime settimane. Tu lo sai. Nuove voci. Esatto, io lo so, io sono l'intermediario tra le voci e il network. 5 nuovi speaker, quindi a parte me, te, Saiz, Ettore, che tornerà alla ribalta, Pianetaggi TV con Massimo Bonella e quant'altro, voi le ragazze Luisa e Melissa, si è aggiunta una nuova voce che è Francesca, che ha già iniziato con Liberi Orizzonti, e ovviamente ci saranno, come dicevo, altre 4 voci che pian pianino si insinueranno come un virus letale all'interno del network, con nuovi programmi, quindi nuove trasmissioni, nuovi programmi e quindi nuovi contenuti. Non diciamo più nient'altro, caro Gian, visto che non mi avete interrotto per 10 secondi, ti ridò la parola, che così possiamo finalmente ritornare con i nostri ospiti. Prego Gian. Con i nostri fuori registro, come vedete, in video ci salutano in primo piano. È il cognato quello in primo piano o è colui che ci ha preso in giro? No, scherzo. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa.
Eccolo, appena finito di bere. No, vi salutiamo cari amici fuori registro. Allora andiamo avanti con la nostra chiacchierata alle 22.43, minuti primi in diretta. Ah, ricordiamo, ci vengono in mente man mano ovviamente queste cose, che questa trasmissione, come ogni puntata dei lunedì sera, appunto provvisionamente due compari più uno, questa nostra diciamo così fissa dimora, no scherzo, questa nostra trasmissione consueto appuntamento di lunedì sera va in onda appunto il lunedì alle 10 in diretta, però anche in diciamo così replica il giovedì pomeriggio dalle 2:30, quindi dalle 14:30. Per chiunque si fosse perso questa puntata se la può riascoltare quando ritornerà in onda in replica, però è ovvio che essendo nel web la replica o comunque l'andata in onda o meno è sempre molto relativo, vero Luca? È contestualizzabile, perché è sempre comunque a disposizione in podcast e non solo, nel nostro sito, nel blog e comunque nel web, YouTube, dove il grande Saius carica le varie trasmissioni. E quindi se ve la siete persa o se volete farli vedere, cari amici di fuori registro, dappertutto, dappertutto, cioè YouTube, non vi abbandonerà, sul catalogo IKEA, dappertutto, noi siamo veramente onnipresenti. La volete avere a casa? Postal Market ve lo spedisce per voi, e quindi esatto, quindi i fuori registro saranno nel registro di Saius Web Network, quindi così. Allora torniamo un po' noi alla chiacchierata, entriamo ancora più nel vivo, visto che ormai è tre quarti d'ora che parliamo di nulla, però l'abbiamo fatto bene. Pensate, 20 minuti a Faenza è veramente stato eccezionale. E come naturalmente come genere di musica, in caso di amici se web radio ascoltatori se li ascolteranno, ma come canzoni, intendo come testi, da dove partite, da dove nasce l'idea, chi è colui che di questo di questa flotta di persone che vediamo lì a calcare questa splendida sala, chi è colui che è un po' la testa pensante o da chi parte un po' l'idea di quando poi presumo si proverà in studio una canzone, ecco, diciamo così, dal testo, allora, alla musica. Se parla Just io me ne vado. No, io pure, anzi, io me ne vado a prescindere. No, a priori. Sto scherzando. È proprio lui che dovrà parlare. Lo so, infatti, l'avrei venuto, infatti. Forse perché tu dai, sto veramente scherzando, vai pure. Sì, anch'io, no, la simpatia per voi è veramente enorme. Ho già finito. Sì. Ho già detto, l'avete composto. No, è lui. Io scrivo le canzoni, sì, ma non è che sto lì tanto a pensarci sopra. Mi viene in mente qualcosa, le scrivo e tutti dicono che va bene, allora. No, comunque trattiamo da temi abbastanza normali, cioè di vita comunque, qualunque, di umana, insomma, che meno male le cose che succedono e spero che si migliorino. Partiamo dall'amore al sociale, e non è che parliamo solo d'amore, ma parliamo anche del sociale, come parliamo non solo del sociale, ma parliamo anche d'amore. E allora avanti queste due cose, sono tutte ci svuotiamo quello che dietro sentiamo. Ecco, tutto lì. Dopo, comunque, se esiste questo buon risultato, che grazie un po' a tutti, non so. Volevo chiedere una cosa, scusami, tu ti chiami, hai detto? No, non l'hai detto, ecco. A me non l'hai detto. Ecco, rovina tutto come sempre. Rovina tutto. È tre ore che parla, tu ti chiami? No, scherzo a parte. Volevo sapere, ma quello dietro di te è un manichino? Quello dietro di te. C'è uno dietro di te, un manichino con gli occhiali. Ah, ecco, si è girato. No, è seduto. No, è seduto perché ho visto hai gotto là, cioè quello, il vino, hai love gotto, voleva passargli la birra ma non si è mosso neanche a sparargli. Perché no. Signore, perché ho detto hai love gotto, voleva passare la birra a quella che è alla tua destra, quello alla tua destra, vedi, seduto con gli occhiali, c'è uno. No, ma era talmente guardava dentro, no? Che è fisso, che ho pensato che fosse un manichino. Avete messo a posto per fare il numero. Dimostrerò che può anche bere. È un manichino. Fammi vedere pericolo. Perché se non ci credo. Glu. Avete capito perché a Faenza lui stava col sigaro in parte
no, aveva pochi rapporti sociali, anche con i compagni che salutiamo. Anche a casa, pochi rapporti anche sociali in generale. Cercate un po', sì, di tenerlo un po' distante, effettivamente. Sì, perché è un cane che abbaia che morde. Ce l'avete tutti con me, ce l'avete. E sbrana. È stato zitto 40 minuti, ne ha detta una, ha rovinato tutto. Sembrava un po' come Maurizio. Ripetiamo il nome della band, Maurizio. Maurizio. Fantastico. Che lui ci starà probabilmente anche ascoltando da casa, anche tra l'altro. Dunque... ciao Maurizio. Salutiamo. E naturalmente salutiamo il cuore e il registro, vero Luca? Certo, per concludere ormai. Già di Maurizio. E c'è un I love Gotto, come ha detto Silas. C'è uno che è stato scambiato per un manichino di Baby Birra. Io mi vorrei attimo soffermarmi anche sull'età di questi baldi giovani, perché sì, cantano da 14 anni. Ma in realtà secondo me il gruppo forse si è assemblato nel tempo, dico bene? Sì, sì. Mi risponde Rambo. Ciao. Rispondi seriamente. Sì, beh, ci fai? Quando siamo partiti eravamo ci è venuto così, poi nel tempo chiaramente diversi cambi di formazione, avvicendamenti. Adesso sono 3 anni che c'è questa band fiatata e stiamo suonando bene, nel senso che vediamo i risultati, si vedono i risultati e suoniamo molto in giro, molti live, molti locali, feste e insomma le radio cominciano a trasmetterci, insomma, e quindi stiamo spingendo, stiamo cercando di fare, ma perché ci viene naturale, nel senso come diceva Daniele, cioè, sono storie di Daniele Just, cioè Just appunto, è la prima volta che mi chiamo Daniele, mi chiamo Just, sono storie di tutti i giorni che si viene a cantare, sempre da fare, sì, esatto. Bello perché io, se posso dire la mia, Rambo, io vedo lo sgomento negli occhi di Speed in questo momento, sì, però infatti, a parte questo, no? Sì, ma cosa ha bevuto Speed? In realtà Speed è inconsapevole di tutto, quindi... aspetta, Cyrus si chiede cosa ha bevuto Speed, ma Cyrus non sa nemmeno chi è Speed. Esatto, è bello. Soprattutto chi è Speed? E quello è il bello. Alzi la mano Speed per Cyrus, per questo, sì. È il manichino, allora è lui, è il manichino, ti ho detto io, è il manichino. È il manichino, dai. Io penso che dopo stasera. E dai, ecco il manichino, come si vede? Dai, ridi, Speed. Io farei una, mi devi fare una cortesia, ragazzi. Quando i Love Got ti passa la birra, la devi prendere. Perché è uno spreco, se no. I Love Got. No, perché è uno spreco, sprecare la birra, ragazzi. Così no. Io farei una proposta, ragazzi, presentatevi, alzate la mano visto che vi si vede in video per chi va appunto su Sciweb TV, www.sciwebnet.it, e facciamo un giro di nomi alzando la mano e così gli amici da casa vi vedono. Allora, prego. Allora, fermi, Rambo. E non si è visto. No, si è visto. Rambo. Già. Mise Speed. Hello. Presente. Flex Gatto. Via Stella. Ma che cos'è? Che birra è quella? Scusate, presentate anche la birra, Non si posso, si possono andare a marche? No, niente marche. No, perché ho registrato la SEA, non si può dire. Tu sai, il tormento di Gianni, tu intendi solo marchette. Solo marchette. Tornando alla band, caro Giacomo, al solito noi deragliamo sempre completamente dal canone ordinario, sì, ma d'altronde fuori registro ci sta tutta. Dicevamo, band non più giovanissima. Siaez Web Network. Sui canali di Siaez, tra l'altro. Siaez. Una volta, no? Esattamente, dicevamo
Sì. Dicevamo, Gian, scusami, che poi il regista suonano, fanno diversi live. Da... Sì, almeno infatti, non avete suonato perché vi mancava la band. Però in generale fate diversi live in giro. Ma dove esattamente? Sempre nel Veneto o anche fuori? Anche fuori, nel centro Veneto. Infatti, in merito volevo chiedervi le prossime date che avete, così anche per farvi promozione e far sapere agli amici che ci stanno ascoltando e seguendo e sì, quali sono i prossimi appuntamenti e anche dove venirvi a vedere. Chissà che riusciamo a venirvi a vedere anche noi. Cavoli, sarebbe bello. Però ecco, allora adesso il prossimo concerto è qui a Halloween, giovedì, sì, la notte di Halloween, a Vago di Lavagno, a Blue Moon, insomma di Verona. Poi in realtà adesso stiamo organizzando la tournée invernale perché abbiamo avuto un attimo un leggero cambio ulteriore tecnico di componenti, perché in realtà il batterista nostro è nostro, io ormai sono del gruppo ma in realtà è il batterista loro. Vabbè, il batterista è andato appunto in Inghilterra, no? Dunque fino adesso abbiamo dovuto trovare un sostituto, abbiamo trovato da poco e questo ci permetterà adesso di organizzare tutta una serie di concerti che sicuramente sul sito saranno scritti, insomma. Dunque adesso abbiamo questo e ce ne saranno molti che però adesso dobbiamo anche ordinare perché ci sono tanti locali che ci hanno chiamato. Il 28 dicembre abbiamo approfittato così per stare un po'. Ecco, al 28 dicembre a Jack the Ripper, non so se avete mai sentito Ronca, non so se avete mai sentito questo locale che ha anche un po' di nome nella zona. Insomma, vabbè, sono anche gruppi che vengono anche dall'estero. Ecco, queste due sono confermate, però ecco, le prossime dobbiamo metterle in ordine fondamentalmente con anche i locali. Ecco. Comunque, prima stavo scherzando che comunque stavamo sempre nel Veneto, non è che abbiamo la possibilità di uscire, anche perché dopo se volevamo andare a Milano, però Milano ci hanno detto che c'è una politica abbastanza pesantina che fanno suonare quello che vogliono loro, e allora come si fa ad andare a Milano quando vogliono suonare loro? Quindi Milano. Infatti, cioè, oh Gianni, io vedo la spacco tutto, cioè non è che... No. Comunque... Aiuto, dimmi. C'è Saiuz che vuole dire qualcosa. Aiuto, no, sì. Niente. Stavo ascoltandomi con tanto interesse. In questo, comunque, questa enfasi nel tanto, sì. Non è che è là con una birra stravaccato. In realtà, che non sta ascoltando. Ma sapete che da oggi mi hanno tolto la birra, no? Sì. In che senso ti hanno tolto la birra? Perché dice che mi cresce la panza. Hai anche detto che sono arrivati un po' tardi, io gli avevo detto questa cosa. Perché... No. Allora badate che io amo sia il vino che la birra. Ho detto, vabbè, non bevo birra, ma bevo vino, però. Non è che bevo acqua. Con l'acqua mi si arrugginisce lo stomaco. Dati la grappa. E mi sono fatto un bel mezzo bicchiere prima di grappa. ho dato fondo alla mia bottiglia di grappa. Ovviamente, cari giovani, non mi vedete ragazzi, perché sono così sorridente in volto. Oh, come di beltea splendea questo mio volto così soave. Bel dopo splendea, mezzo bicchiere però di grappa. Ho detto tutto. Ho capito perché non mette l'immagine sua, che non possiamo vederla. Perché no, ma io spero che ve la metta per vedere questo ammasso d'uomo nella sua massima forma. Comunque, cari ragazzi, giovani e bambini che state ascoltando e vedete questo programma, non prendete esempio dallo zio Saiuz, perché lui non è un grande esempio di pubblicità progresso. Vero, no, caro Luca? Toscani e birra, o Toscani e vino, o Toscani e grappa. Questa è la mia religione. Ecco. Quando ti alzi al mattino sai che dovrei accenderti in toscano, giusto? Sai? Sempre alle 7:30 sì, preciso fumo il mio primo toscano. e dopo aver fatto anche un po' di pubblicità, ci ringrazieranno ovviamente anche da lì. Bella queste cose che sì, faccio pubblicità delle sigarette. Esattamente.
tra alcol, sigari, ci mancava solo il sesso e poi siamo sì, veramente si diceva tacco, tacco, borotalco e alcol, una cosa del genere, come dicevano? Una cosa del genere. Aiuto, io me ne vado. Comunque ragazzi, se lì dalle vostre parti avete qualche locale interessante da proporci dove farci suonare, noi veniamo volentieri, Certo, guarda, volentieri se... Senza impegno, se sappiamo, non siamo manager, non riusciamo a procurare i locali neanche per le mie band, però. Però ovviamente se capita, sì, volentieri, questo scambio reciproco si fa volentieri, insomma, ovvio che ci si dà una mano. Che nonostante il periodo duro di crisi, che allora vogliamo entrare nell'argomento di locali, quante volte bisogna passare per fissare una data in un locale? Anche a voi capita. No, ti dico sì, sono tanti gruppi e anche molto bravi ed è sempre difficile inserirsi, però ti dirò che noi siamo anche fortunati perché a volte dobbiamo anche dirvi no, ti dirò anche la verità, perché abbiamo tanti locali che ci chiamano e a volte si sormontano, cioè dobbiamo anche un attimo scremare perché se no, sì, sinceramente in giro qua sì. Dopo fuori dal Veneto purtroppo no, però qua fuori dal Veneto ci tocca chiamarli, però qua veramente siamo fortunati. Beh, questa è un'ottima cosa perché vuol dire aver lasciato un buon ricordo, un buon profumo e naturalmente suonare bene, quindi essere ben voluti, quindi questo è il fatto che si sormontino le date o comunque dove dire di no ai locali è una cosa positiva, insomma, che sia una buona richiesta. Sì, sì. E quindi sì, complimenti sì, a voi anche, giusto per il livello e per come suonate, ovviamente. Io spero che appunto dalle nostre parti, da qui in zona Treviso, si riesca a vedervi, insomma, quanto prima. Vediamo un po', perché locali volendo un po' dappertutto ce ne sono, però si fa sempre fatica un po' a scardinare quella mentalità, a trovare il posto giusto. Comunque qua ce ne sono, dai, locali che nonostante la crisi, diciamo così, tengono duro nonostante le difficoltà, e sappiamo bene anche da voi, immagino, come sia. Naturalmente la zona Verona è ben più vasta e ricca, secondo me, da un punto di vista culturale per la musica, la vedo molto più c'è un più fermento, come, non lo so, almeno negli anni che ho fatto lì in arena ho visto che in tutto il circondario di Verona c'è parecchio, devo dire, forse perché siete in mezzo, no? Ho sempre detto che Verona è una condizione di posizione ottimale perché tra Milano, Venezia, Brennero e Modena, quindi tra l'Emilia, il Veneto, la Lombardia, quindi devo dire che di locali ne avete parecchi, quindi noi invece siamo un po' più provinciali per certe cose, però insomma, no, volentieri, se troveremo, con tutto il rispetto di questa zona dove sto, che è bellissima tra l'altro, è spettacolare, però ovviamente ti devi spostare per avere un po' di cose in più. Se sentiamo qualcosa, volentieri vi passiamo. Se anche per te sei una band, magari si capita che non fa una strada. Solo che ti ringrazio. E solo che noi facciamo. Beh, poi vi racconterò. No, sembrava che fosse una cosa scabrosa che non si può dire, invece non c'entra nulla. Facciamo burlesque. In realtà, esatto. Infatti, pareva. No, noi facciamo burlesque. Drag queen. Drag queen, esatto. Sembra una cosa così. Che schifo col pelo di fuori e l'arto. No, in realtà è tutto depilato tranne in faccia, no? Esatto, è tutto depilato tranne in faccia. Bella questa. No, invece vi volevo dire, naturalmente, se poi oltre a queste due prossime date che avrete, anzi avrete, perché siete washi, avrete, esatto, come diceva Totò, infatti la battuta era copiata da Totò, queste, oltre a queste due date che ci avete detto di Halloween il 30, giusto? No, il 31, sì, cosa dico? Il 30 è di dicembre, forse, era, no? No, è il 28 dicembre. Ma io, abbiamo, sapete, non mi drogo, però. Abbiamo la salicite, tutti quanti siamo presi da veramente demenza femminile, tutti quanti. No, esatto, giusto, cazzo. No, ripeti un attimo, giusto per non evitare disguidi, sì, anche, cioè non disguidi, esatto, cattive informazioni. Esatto, ripetiamo le date. Veneto soprattutto, e zona Verona, quindi il 31 di ottobre per Halloween e poi il 28 di dicembre, ricordiamo in quali posti e locali siete. Allora, al 31 siamo a Vago di Lavagno, Verona, Verona. Blue,
diciamo anche il nome del locale, dato Blue Moose. Certo, no, ditelo, ditelo. Esatto, allora Blue Moose, e poi siamo a Jack the Ripper al 28 dicembre invece a Roncalli, sempre Verona. Sempre in provincia di Verona, sì. Perfetto. Esattamente. Qui. E dicevo, se vi si aggiungono, sì, scusa Luca, se vi si aggiungono altre date in frangente o comunque anche in futuro, naturalmente, come diciamo sempre, noi di Science Web Network siamo a completa disposizione nel darvi a disposizione, dicevo, faccio questo gioco e giro ridondante di parole, i nostri spazi. Quindi se volete comunicarci le vostre date pubblicate nel blog o nella nostra pagina in Facebook, che è un po' più immediata ovviamente per tutti, fate pure, avete a vostra disposizione tutti i nostri spazi, anche in quel senso, quindi non solo nella trasmissione. Se ci volete anche scrivere una sera durante una puntata in futuro con altre band, non vi preoccupate, scriveteci in chat in diretta, che noi ricordiamo anche gli eventi di altre band come voi, appunto, che siete già stati, non c'è nessun problema, ci mancherebbe altro. Quindi le porte di Saiuz ormai sono aperte già da Faenza. Luca, veniamo già. Venite nello studio 2 di Saiuz in via Teulada, in via Nomentana. Questo è lo studio 2. Tanto studio 2, che forse è anche meglio dello studio 1, a parte questo. Però sì, tornando invece alla zero. Esatto. Tornando invece a noi, tornando invece ai fuori registro, parlando di live, caro Gian, una cosa che noi chiediamo sempre alle band, perlomeno ultimamente forse abbiamo fatto meno, è quello, sì, cari ragazzi, direttamente appunto il live, a parte questo, non possiamo farli suonare, come dicevamo prima, per ovvi motivi si ha, però un'emozione, anzi forse l'emozione più grande che avete provato, magari se mi rispondete tutti quanti un po' alla volta, l'emozione più grande che avete provato durante un concerto live, a livello di proprio anche calore del pubblico, oppure una certa location, o non so che altro. Non so se ho... Sì, prego. L'emozione più grossa è quando senti che il pubblico canta le tue canzoni e le sanno meglio di te anche. No, davvero. Questo secondo me è arrivare a un punto che è importante, perché io so che ci sono tanti che cantano e non hanno questo riscontro con il pubblico. Se non altro, se non è una persona famosa, perché passa in radio, che entra in un trasmetto, tutto quanto, queste cose qua, insomma, che è ovvio. Anche io so mai le canzoni di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro. No, scherzo. Allora, però noi che non abbiamo questa possibilità di essere nelle network così e vedere un risultato forte, che le sanno proprio tutte, perché non è che si mettono d'accordo, se facciamo concerti che spaziano da 400-500 persone, e sentirle cantare, insomma, fa un bel effetto. Poi abbiamo fatto anche dei palcoscenici importanti da Piazza Bra a San Silvestro, l'ultimo dell'anno, che siamo davanti penso 10-15 mila persone, insomma, fa un bel botto, sì, è uno stadio. Sembra di essere Vasco quando fai A un certo punto Rambo ha preso, si è buttato sulla folla, so che la folla si è aperta e lui è caduto miseramente per terra. Assassino, ma poi mi sono fermato perché... Ti sei fermato prima perché... No, no, effettivamente deve essere... Il palco era alto, eh. No, si è fermato perché c'erano... Cioè, ha visto la gente che iniziava già a farsi di lato. Perché hanno capito le sue intenzioni. Sì, e già si stavano facendo di lato per lasciare lui cadere su di lì. Di vetri. Allora mi sono fermato prima. E comunque, scherzi a parte, è una bella strizza anche, no? Deve essere bello. Sì. Una bella paura, dico. C'era una forte emozione, perché era dicembre, sotto zero, mi ricordo che in canottiera sudavo. c'era un po' di cose. Fantastico, fantastico. E deve essere una soddisfazione unica anche, no? Quando, come dicevate, centinaia di persone poi alla Vasco, no? Quando fai tutti dietro, deve essere veramente... Si carica poi. Sì, esatto. Anche perché...
Sì, no, anche perché vedere, come dicevate in maniera veramente divertente, ironica, che le persone sanno le canzoni meglio di voi, veramente. No, no, soprattutto anche l'ultimo album che abbiamo fatto, che è uscito il 28 giugno, nel giro di una settimana ci siamo trovati a fare un altro concerto qua nelle vicinanze e sentire proprio che cantano già le canzoni nuove, dico, cioè, veramente io le scrivo io i testi delle canzoni, però trovarsi che le sanno meglio di me, come ho detto prima, sono soddisfazioni. C'era caldo, perché era Giulio, no, sì, Giulio, prima di Giulio. Esatto, e siamo arrivati all'album numero 4, se non sbaglio? 5. Ah, 5, visto già come sono preparato. No, ma tu, beh, sicuramente più di me, come al solito. No, vabbè, siamo già arrivati al quinto album in questi anni, diciamo che qualche pezzo l'hanno buttato giù, qualche concertino l'hanno fatto. Vedete, sono ironico, avete fatto un bel lavoro fino adesso. E continuate così, perché comunque noi siamo appunto un network indipendente che purtroppo l'unico modo che abbiamo per darvi voce è questo. Non è tantissimo, ma è già qualcosa, perché poi col podcast verrà ascoltato, riascoltato e quant'altro. Per quello che riguarda però network locali, quindi quelli che vanno, diciamo, via etere, sicuramente riusciranno ad avere una mano in più. E dal punto di vista del web invece, voi che riscontro avete? Nel senso che avete visto anche l'evolversi della rete, no? Tutti questi anni, come si andava prima, che dovevi bussare un po' le radio per farti passare il tuo brano, e adesso che comunque tra i vari video che fate su YouTube ce ne sono diversi, vedere anche che riscontro può esserci da quel punto di vista. Come sta andando? Come vanno le visualizzazioni? Va molto bene, perché ci siamo accorti anche noi, pur come dicevo prima, non capendo niente di informatica. Vabbè, dettaglio. Ha una potenza, è uno strumento potentissimo il web. Per dire, non so se avete avuto l'occasione di vedere, abbiamo caricato l'anno scorso un video di un'estate con lei, che è il video di una canzone dell'ultimo album. Volevo chiedervi una cosa, infatti, su quel video, nel senso che anche dal punto di vista della fattura sembra fatto veramente da professionisti. Lì poi vi appoggiate. Ah, beh, sì, scusami, prima finisci, poi dopo ti faccio la domanda. Scusa, vai pure, Rambo. Con tutta l'intenzione di voler fare una cosa fatta bene, ci siamo anche un po' riusciti, ma mai avremmo pensato di superare le 11.000 visualizzazioni, 11.000 persone che hanno guardato il nostro video. Questo con la potenza del web, no? Sempre nel nostro piccolo, però da questo si capisce che da Napoli partire fino al Piemonte, perché poi ci dà le statistiche, quindi è incredibile la forza che ha anche una situazione come la vostra web radio. Internet ha dato in tutto il mondo una potenzialità enorme a tutti quanti, ed è per questo, secondo me, che la classica industria discografica, ma non secondo me, ormai è chiaro a tutti, sia andata in crisi, perché sono trovati ormai ad essere vecchi, in un attimo sono rimasti vecchi. Il futuro è questo. Certo, e ti chiedo una cosa, dal punto di vista, vabbè, del video che ti stavo chiedendo prima, vi siete rivolti a sicuramente a professionisti per come è stato realizzato. Volete farmi anche il nome di chi, di quale società vi siete appoggiati, oppure ditemi voi? Vabbè. Non è una società, è un nostro amico che ha questa passione ormai da un po' di tempo e collabora con vari gruppi, si chiama Michele Piazza ed è ormai un professionista, insomma, iniziando un bel lavoro. Sì, iniziando così per sperimentare è arrivato ad avere veramente una bravura, una capacità professionalissima, ecco. Dunque, ringraziamo soprattutto questo nostro amico che è uno, cioè non ha uno studio, è uno da solo che fa. È veramente, veramente complimenti, no? Notevole, sul serio. E poi tra l'altro, perché anche da queste piccolezze, per modo di dire, si vede anche un po' l'obiettivo dove vuole arrivare. Voi adesso cantate in italiano, giusto? Sì, però nonostante tutto
cantando in italiano, quel video ha raggiunto 11.000 visite, anzi 11.120 direi che ce l'ho sotto mano, che sono veramente tantissime, considerando che, ripeto, voi non siete una band già affermata, che quindi ha un nome da esportare o quant'altro. E questa cosa di cantare in italiano, vi ha mai, cioè, avete mai pensato di cambiare un po' le carte in tavola, no? Dire aspetta, proviamo qualcosa in lingua inglese, non lo so. No, mai pensato. Per questo il batterista in Inghilterra, dite la verità. È andato a studiare. Stavo giusto pensando. No, abbiamo deciso di cantare in italiano perché sappiamo bene la lingua. Ma come si sente? No, così pare. In inglese, sinceramente, dopo sono sempre penalizzati perché non sono della madrelingua e allora non fare tanto ascoltarmi quando non so bene l'inglese, anche se lo so in qualche... però insomma, anche se lo spiccassi un po' questo inglese, non sarei come da madrelingua. Perché se un brano del disco ha un titolo in inglese, sì. Cioè, è il nostro Massimo, un titolo in inglese. Posso dire una cosa? L'uomo I love Gotto, come ha detto Saiz, non parla mai, ma quando parla dice sempre pillole di saggezza, quindi effettivamente, modestamente diglielo, che se ci fossi tu. Tornando a noi, sì, vai pure. No, quindi tornando a noi, ok, rimaniamo quindi sul campo italiano. Questi sono i fuori registro in questi anni, no? Ci avete raccontato a tutti come siete evoluti, cresciuti, 5 album, addirittura dei live con 15-20.000 persone, che sono una marea. Ma adesso voi dove volete arrivare? Perché comunque voi nella vita non fate solo musica, ma fate anche altro, giusto? Non potete vivere di musica, penso. Infatti siamo costretti a fare dell'altro, perché con la musica... Non so perché lui continua a tossire quando devo parlare, tu già se parli, lui tossisce, ognuno c'ha il suo, no? Tu, io tipo, c'è quello con la camicia, c'è quello con la manettina rombi alle tue spalle, che addirittura è rimasto lì tutto il tempo. No, quell'altro. No, scusa, quell'altro. Niente, io passo le birre, i bicchieri. Sì, me ne vai una cameriera. Ognuno ha un ruolo, quindi vedi che tutto quanto, no, in armonia. Manca la cella, se non sbaglio. Ci manca la gruppi, poi siamo a posto. Esatto, manca la gruppi. Anche se in quel video qualcuno c'era che poteva fare la gruppi, ho visto. Però è rimasta lì. No, dicevamo, quindi sì, da dove siete partiti, ora dove volete arrivare, insomma? Noi volevamo... Non è che abbiamo questa intenzione di arrivare da qualche parte. Siamo più che altro curiosi di vedere dove possiamo arrivare, tutto lì. Prendiamo tutto per gioco, perché se manca questo motore, iniziare, cioè, si spegne un po' questa cosa qua, no? È ovvio che mi piacerebbe, parlando a nome del gruppo, ci piacerebbe vedere qualcosa in più, per vedere se possiamo vivere sulla musica. Ovviamente stiamo parlando, come si diceva prima, dei tempi di crisi, bla bla bla, quelle cose lì, però non ci credo più di tanto nella crisi. So che sappiamo fare delle cose, le facciamo fatte bene, perciò quando le cose vengono fatte bene non c'è crisi su chi si mette in mezzo quel bastone in mezzo delle ruote, vedi che continua a tossire questo. Non credo, è veramente fastidioso. Io veramente, Rambo, ti chiami Rambo, ci sarà un motivo, prendi la pugni, non so, mitraglialo. Facciamo tutto a Luca. Scusa, Luca, perché lui mi ha detto che ti chiami Saiz. Allora, facciamo con lo spirito proprio di gioco e di divertimento. Ci crediamo su quello che facciamo, perché è ovvio, però insomma, dopo si vedrà dove si va. Solo la nostra tenacia ci tiene uniti, e dopo, soprattutto perché abbiamo un sentimento molto, molto importante sulla musica, su quello che facciamo. Sì. Amen. Bravo! Manco Celentano parlava così l'inglese. No,
Che è quella mano alzata lì? Che è quella mano alzata di I Love Got? L'amante di Gotti. Volevo fare una domanda seria. Posso? No! No, Melita Tognolo è dalle vostre parti. Melita Tognolo è vicina di casa di Saiuz. Purtroppo sì. Stai scherzando? Perché purtroppo? Così. Perché purtroppo? Non ho capito. Perché è un pezzo di buona figliola. Perché lui evita di andare, perché secondo me Gianluca evita di andare a casa di Saiuz e dunque perde l'occasione di incontrarla. Gatto, facciamo così. Allora, ufficialmente Gian, Gatto, visto che siete voi un pochino che tenete le redini questa sera, e ovviamente, vabbè, Just, questo è ovvio, invitiamo ufficialmente Melita Tognolo allo studio 2 di Sergio Benetto, giusto? No? Esatto. Il problema, cari amici, è che io, andando da Saiuz, ho incontrato invece l'ex sindaco Gentilini. Anziché incontrare Melita Tognolo, andando da Saiuz è passato in macchina lui. E quindi ho detto, per quello dicevo purtroppo sì, nel senso che sì, è lì, ma non l'abbiamo mai incontrata, anche se non so se ci starà mai a Treviso. Ma io non sinceramente so. Non so sì. Neanche chi è, quindi... Come vedete, ha tutti i vizi tranne uno. Caro Saiuz, visto che sono le 23:20, io farei una cosa di questo tipo: non abbiamo mandato brani tranne uno all'inizio, manderei un brano ora e poi al rientro in diretta potremmo chiudere in bellezza con i saluti, che come sappiamo già sono sempre molto corti, mezz'ora di saluti, no. Anche perché comunque mi sembra giusto e doveroso onorare al meglio i ragazzi che, con i quali abbiamo parlato non tantissimo se parliamo di contenuti, però sul finale, l'ultima mezz'oretta, abbiamo detto veramente cose importanti. Qualcosa, io poi uso il plurale, ma in realtà non ho fatto nulla, io hanno fatto tutto loro, quindi veramente bravi. Quindi Gian, vuoi mandare tu il brano o lo manda Saiuz? No, facciamo fare qualcosa anche a Saiuz, che si è sbizzarrito un po' con gli effetti stasera, con gli effetti video, e io come gli ho scritto, vai Saiuz, vai, fai effetti che sono carini, che poi ce li vediamo. Giusto Saiuz? Oh yes! È la grappa, il whisky, la birra, il vino, il toscano, io lo sapevo. Poi avete uno che tossisce, noi abbiamo uno che è così sempre, e quindi non possiamo fare... I psicofarmaci, ecco, tutto l'uomo che tossiva sul conduttore, l'uomo che tossiva sui cavalli, no. Cavalli. Praticamente vai Saiuz, altro brano di Singleton, che Drone. È Drone. Anche Saiuz lo manderemo in Inghilterra, dei Singleton. Sì, ma lo lasciamo lì, però esatto. Ci vediamo al rientro tra qualche minuto, non so quanti, per i saluti finali. Vai, sai. E intanto andate a vedervi e guardatevi il sito dei Freccia Azzurra, stavo dicendo, di fuori registro. www.fuoriregistro- naturalmente fuori-registro.it. Vabbè, colpa di Saiuz che è inebriato dalla regia di fumo questo studio 2 di Saiuz Network in via Teulano. Quando mando il brano mi fumerò un altro sigaro. E allora dei Singleton ci ascoltiamo Drown, non so come più pronuncia, ma va bene lo stesso. E vai col brano, oh. Che sono libero, shoo. Che cosa ha detto? La vergogna. È partito.
say it's too late, it's too late. I wish we had more time for our friends, for the best of men, for our closest friends, and all the love we should have given. We never took the chance, we never gave it. Melt in the salt water. There's no return and no way out. I need more time, but I allora siamo veramente siamo di nuovo in diretta qui con Saiuz Network, nel senso che siete in www.saiuzwebnetwork.it con la nostra consueta trasmissione in diretta del lunedì sera alle 23:26 minuti primi. State ascoltando e guardando su Saiuz Web TV, provvisoriamente i due compari più uno, ed ospiti di questa nostra numero puntata, caro Luca. Beh, è un piacere avere pronti la regia che mi risponde. È a 32. No, avevo staccato il microfono e parlava vuoto. Sì. Praticamente siamo alla 32esima puntata. 32esima puntata, appunto, con i fuori registro, questa band della zona di Verona che abbiamo il piacere di avere ospitato e ospiti qui con noi. Naturalmente, sai, io non vedo nessun video andare in onda, ma il che mi fa molto piacere annunciare che siamo in video, e poi vedreste solo me, figuratevi, non è un problema. E adesso concludiamo questa piacevole serata con i fuori registro, naturalmente anche invitandoli ancora a venire un'altra volta, perché no? Non capisco questa mia inquadratura così bassa, questa, no, a venire un'altra volta da noi, visto che il tempo, come avete visto, è stato tiranno e corre via in fretta. Adesso, per i saluti finali, non faremo come al solito la nostra mezz'ora di tiritera, tira e molla. Allora, ricordo ancora una volta il sito per andare a vedere i fuori registro e quindi le loro prossime date, per tenervi anche aggiornati, ascoltare le loro musiche e poi i video caricati che troverete sulla loro pagina in Facebook, e in particolare rido perché ogni tanto vedo qualche immagine che Saius manda in onda, fantastica. E appunto, dicevo, il sito dove andare a vedere, oltre alla pagina Facebook e poi e YouTube, dove troverete le cose da loro caricate, è naturalmente www.fuori-registro.it. Avete anche un'email, cari amici, cari ragazzi che siete dall'altra parte del vetro? Sì, sì, abbiamo, oltre alla mail, dopo ti ricordo anche, sì. Comunque sì, la mail è fuoriregistrorock@gmail.com. Poi abbiamo non l'abbiamo mai detta. Poi abbiamo anche la pagina, ovviamente, Facebook, che è facebook.com/fuoriregistrorock. Abbiamo anche la pagina su MySpace, e andate a vedere il nostro video, che comunque, insomma, se anche arriva a 20.000, 30.000, 50.000 visualizzazioni, a noi fa solo che piacere. E naturalmente fa piacere anche a noi aver potuto aiutare una così simpatica band
conosciuta al May appunto un mese fa. E naturalmente, come dico sempre, cari amici, anche voi di fuori registro, Luca, la mia frase, che è il, come nelle varie foto eventi di Saiuz e non solo, tutti quelli che sono affiliati a me, c'è sempre il sottoscritto che clicca postando la mia pagina, che è un sigillo, marchio di garanzia, giusto Luca? Anche qui dico la mia solita frase, che anche i fuori registro sono annoverati tra gli amici di Saiuz Web Network in questa 32esima puntata, e le porte di Saiuz sono sempre spalancate per quanto riguarda i fuori registro, quando vorranno tornare anche loro, come vi dicevo in precedenza, o aggiornarci sui vostri prossimi eventi. Quindi, amici con Saiuz, e ben ritrovati nel nostro giro. Detta così sembra una cosa un po' mafiosa. Anche perché infatti il giro, poi dopo cos'è giro, che giro, una cosa un po' strana. No, quindi già, no, scherzo a parte, rinnovo e ribadisco quello che hai detto tu poc'anzi. Se non hai null'altro da dire, passerei la parola ai ragazzi, che sicuramente vorranno mandarci a quel paese. No, salutarci, scherzo a parte. Prego pure, immagino parlerà uno a caso, Just, immagino. Chi parlerà? No, lascio parlare un po' anche gli altri, perché... Bravo, fai parlare gli altri. Adesso alla fine, gli ultimi minuti, gli ultimi secondi, però no, scherzo, vai pure. Beh, io dico solo una cosa, gente, sostenete la musica live. No, comunque, ragazzi, io ci tengo a ringraziarvi tantissimo, perché al di là della vostra simpatia e professionalità, no, scusa un attimo, me lo ricordavo diverso, Rambo, com'è che si è ingrassato di felicità. Dai, senti la chitarra, dai che ti accompagna verso questo finale, vai pure. Oh, grazie, Saiuz Web Radio. Conseguiamo bene Casino. Grazie mille, ragazzi, grazie. E stavo dicendo che oltre alla vostra professionalità, mettete veramente a proprio agio, insomma, chi viene qua in trasmissione con voi, guarda, veramente. È il buon umore. Il buon umore soprattutto, guarda, e affrontare la musica così è, secondo me, lo spirito giusto. Guardate, glu, chi sta bevendo? No, grazie veramente di cuore di queste belle splendide parole, che ripagano di tanto, e ci fa piacere che anche voi apprezziate il nostro modo, e questo può essere veramente più appagante di qualsiasi cosa, vero Luca? Dillo tu meglio di me, magari. No, esattamente, poi questa sera il lavoro, diciamo così, che virgolettato, d'obbligo, è reso ancora più semplice dagli ospiti di questa sera. I fuori registro, che sono veramente un gruppo assolutamente goliardico. Avevamo avuto solamente un accenno al May qualche settimana fa, la vera squadra era qui, infatti si è vista, mancava uno loquace come Maurizio, d'altronde no, scherzo a parte, no, che comunque salutiamo, che sicuramente ci avrà ascoltato, comunque chi lo sa ci ascolterà. E quindi una cosa che volevo dire questa sera è che, già se ti ricordi alla domanda cosa volete fare da grandi, no? Dove volete arrivare, loro con veramente una grande genuinità ci hanno risposto che tranquillamente vivranno la giornata, no? E tenacemente, con calma, con tutta la voglia e i stimoli che la musica comunque ti porta ad avere, senza annoiarsi mai, probabilmente vedranno fin dove possono arrivare. Intanto, guardandosi alle spalle, hanno per ora pubblicato 5 album, cantato dei live che alcuni ragazzi sognano solo di fare, avere postare dei video che raccolgono migliaia di visualizzazioni, sono tutte cosucce, tra virgolette, che, cioè, se le unisci tutte, alla fine, come dire, no? Inizi veramente a delineare un certo cammino. Quindi il fatto che loro non vogliono assolutamente vedere dove possono arrivare, loro vanno,
poi a un certo punto si fermeranno, e poi quando si fermeranno, forse in quel momento veramente potranno guardarsi alle spalle e vedere chissà cosa, che cos'altro hanno fatto di buono. Quindi veramente complimenti ragazzi, complimenti a tutti voi, a chi ci ha accompagnato questa sera, quindi anche gli ascoltatori, ricordiamo Massimo Brunello di Pianeta Oggi TV, ricordiamo qualche vostro fan che ci ha scritto. E quindi salutiamo ovviamente Just, Nise, Rambo, Speed, Bomber, Flex e Sella, che non è presente con noi, e ovviamente colui che ha reso tutto questo, che sono due persone questa sera, a dire la verità. Uno è Saius, che ha creato saiuswebnetwork.it, e da lì due barra tre anni fa, con la collaborazione prima tua di Gianluca, pure mia, ha creato tutta una serie, abbiamo creato tutta una serie di programmi, di contenuti e quant'altro. Ma questa sera un ringraziamento anche a Gatto, che se non fosse stato per quell'incontro avuto qualche settimana fa al MEI, probabilmente, cioè sicuramente non avremmo avuto modo di fare questa diretta, che adesso è solamente poi un punto di partenza per quello che adesso è una vera e propria collaborazione genuina, pura, vera, quasi naturale, come invece purtroppo in giro, no, non si vede più tanta genuinità. Tornando a noi, sai, sì, ti passo la parola, perché sicuramente vorrei dire anche tu qualcosa di non troppo intelligente, non troppo intelligente, perché sono stato io troppo pacchettone questa volta. Volevo finire così. Sei ingiallucchito. No, volevo dire semplicemente questo: dato che ci hai detto tutti i nomi dei ragazzi, non hai detto Pisolo. Mi manca Pisolo di mezzo, secondo me, tra tutti i nomi. Ti hai detto, sì. Pisolo è quello lì che stava dormendo con gli occhiali dietro, è lui Pisolo, no? Mamma mia, signore, aiutaci. Eccolo Pisolo. Gatto, ti voglio chiedere una cortesia, non farlo bere così tanto, perché insomma mi dispiacerebbe. Comunque, vedi, grazie Luca, ragazzi, sì. Veramente, anche se mi avete conosciuto al MEI, come mi hanno presentato questi due disgraziati, come se fossi chissà chi, io non sono chissà chi ma chissà cosa, così, perché cioè, buono visto, ma a prescindere da certe cose, cioè, pensavate che fosse, no, ma non, ah, cosa? Che hai detto lo Gianluca? Io non ho capito nulla di quello che hai detto, ti giuro. Esatto, anche se mi avete conosciuto. Stasera sto facendo il politico. Cosa? No, faccio il politico, dicono tante parole, non si capisce niente, è la stessa cosa, no? La gente fa finta di averlo capito. Non polemizziamo almeno gli ultimi minuti, sai? Esatto. No, per la moda cielo. Per la moda cielo, anzi, volevo ringraziare i ragazzi, volevo ringraziare chi ci ascolta, ma i ragazzi che abbiamo conosciuto. Gatto. Sì, sì. Ho detto tutto. No, io guarda, io desidererei con te veramente una serata mentre ci dà con una bottiglia di buon vino e fare una chiacchierata, che secondo me si fa un po' risate. Qualcosa di buono esce. Dove c'è il buon vino, c'è Saiuz. Ok, no, dai, organizzeremo. C'è Barilla, c'è casa, capito? Un po' la stessa cosa. Comunque, ribadisco quello che hai detto tu, magari lo sintetizzo un attimo. Sals è contento di averti avuto qui con noi. Punto. Questo è questo quello che volevo dire. Però noi riportiamo quello che lui. Ma non ho capito, ho bisogno degli interpreti adesso per dire. A quanto pare. Sì. In italiano metterò la sovrimpressione la prossima volta, sono la sovrintendenza, dobbiamo chiamare. Esattamente. Detto questo, caro Gian, un saluto, un grande abbraccio di cuore a tutta questa banda di scalmanati fuori registro. Tra l'altro uno è appena tornato dal bagno, che si era sentato un attimo là in fondo. No, ho sentito lo sciacquone, è vero, ho sentito lo sciacquone. Eccolo, lo sapevo. Eccolo, no. Perfetto. E chiudiamo in bellezza. No, un grande abbraccio poi registro. Esatto, un grande abbraccio poi registro che ci hanno tenuto compagnia in questa ora e mezza, in questo lunedì autunnale. Io veramente vi rinnovo l'invito che ha fatto prima Gian, quando volete promuovervi. Di nuovo, noi siamo veramente disponibili, le porte di Sites Web Network sono sempre aperte. Mi raccomando, se potete, divulgate anche voi, come noi faremo con voi, divulgate anche voi il verbo di Sites, perché comunque
pare essere un bel verbo, Gian, tutto sommato. No, non nello stesso modo di Saius, non come lo farebbe Saius. Esatto. E io quindi, cari amici, vi auguro una buona notte a voi, a Gian, a Saius e ovviamente a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e anche quelli che ci seguiranno col podcast. Buonanotte, e, ciao. E buonanotte, e anche quelli che non ci seguiranno più, perché ne abbiamo ringraziato. ecco, è tutto quanto. Ebbene, allora, cari amici, siamo giunti al termine di questa 32esima puntata assieme di Provvisoriamente i due compari più uno. Sono le 23:38 minuti primi, 39 ormai tra poco, quindi tra 20 minuti arriva la mezzanotte, un nuovo giorno e si sta prestando ad arrivare. Noi di SciSub Network vi diamo l'appuntamento a lunedì prossimo. Chi ci sarà lunedì prossimo, caro Luca? Non lo so. Lunedì come prossimo avremo gli ospiti del Softone, che sono una band, guarda un po', anche questi incontrati al MEI, mediante l'etichetta Alka Record Label, salutiamo. Anche in questo caso, essendo SIAE, non manderemo i loro brani, perché a me ci piace. E così mi piace. Avere e non mandare brani. No, questa è ormai, no, ci piace fatti. Farci del male, insomma. È vero? Sì. No, vabbè, comunque. Saranno ospiti di Softone. Del Softone, e quindi lunedì prossimo vedremo cosa ci vedremo. Si saranno a livello di degli ospiti di questa sera, esatto. E i Softone manderemo le musiche e le canzoni dei Singleton per stare sempre bene, giustamente. E quindi, cari amici, abbiamo avuto i fuori registro. Vi ricordo www.fuori-registro.it, il loro sito presso cui andarli a trovare. Scrivete loro saranno ben felici, naturalmente anche noi di Saius Web Network. Se vi siamo piaciuti, mettete mi piace, che a noi fa piacere, sulla nostra pagina appunto di Saius Web Network in Facebook e il nostro sito www.saiuswebnetwork.it. Questa puntata è sempre a disposizione su YouTube e nei vari appunto siti e pagine. E chi è Saius? A disposizione, dove il grande, mitico Saius, ideatore, creatore, titolare e produttore esecutivo di questo network. Amen, ha fatto tutto. Vi ricordo The Rock Band History tra 20 minuti, però è in quella versione in pillole, ma alle 5, alle 13 e alle 21 ascoltate la versione intera, che la settimana prossima ritornerà con i... Non ve lo dico, ve lo dirò la settimana prossima quale sarà il gruppo che ascolterete per The Rock Band History. Cari amici, buonanotte a tutti, grazie ancora per essere stati al nostro ascolto. Un abbraccio ai, naturalmente, fuori registro, e a tutti gli amici web radio ascoltatori, web TV spettatori che ci hanno seguito e che ci seguiranno da tutto il mondo, in particolare i nostri connazionali sparsi in giro all'estero per tutti i vari continenti. Un abbraccio a voi e mi raccomando, tenete duro e siate alti, o meglio, tenete alta la nostra bandiera ovunque, noi siamo con voi. Ciao a tutti, buonanotte, good night. Bene, ciao a tutti. Buonanotte, ciao. E chiudiamo sempre con i Singleton con Puzzle. No, Puzzle. E chi è stato? E vai con Puzzle. Buonanotte, ciao. 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 Ciao.